Nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, dal versetto 46 e seguenti, abbiamo ascoltato come nell'affollata città di Gerico il cieco Bartimeo vive ai margini della strada per chiedere l'elemosina. Sentendo che Gesù sta passando di là, si mette a gridare: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». La gente cerca di farlo tacere, ma lui non si dà per vinto e grida più forte. Gesù si ferma, lo fa chiamare e gli pone una domanda: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Il cieco risponde: «Rabboni, cioè maestro, che io veda di nuovo». E Gesù a lui: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito ci vide di nuovo e lo seguì. Che scena meravigliosa! È il trionfo della fede in Gesù che guarisce e salva. Bartimeo è una persona straordinaria, con la sua caparbietà, la sua tenacia, la sua perseveranza. Grida, attira l'attenzione, sprigiona tutte le sue forze perché avverte profumo di libertà, che qualcuno non lo escluderà, ma lo esaudirà e lo guarirà. Bartimeo insegna a tutti noi a non scoraggiarci mai nei molti e nei momenti difficili, ad avere fiducia sempre, a non abbatterci mai. Anche la cecità, l'oscurità, la notte di Bartimeo è cessata con l'alba della guarigione. Lui, una volta guarito, diventa discepolo di Gesù. Vede non solo con gli occhi del corpo, ma anche con quelli della fede, e insegna così a ognuno di noi come si crede, come si prega, come si deve avere fede. Ogni notte termina con l'alba. È questa la forza della perseveranza. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.